Allora, io comincerei, faccio una brevissima presentazione, ma solo, non so, sentite? Solo di un paio di minuti per poi dare subito la parola al professor Silvio Garattini. Questo è uno spazio che il Festival del Giornalismo mette a disposizione della Regione e che la Regione ha deciso di utilizzare per fare questo dibattito sul tema salute e il pericolo di disinformazione. È un tema questo che è sempre di grande attualità, perché l'informazione scientifica in generale e quella legata alla salute e alla medicina sono naturalmente di grandissima rilevanza e quindi possono essere un vantaggio o uno svantaggio. Ma oggi è particolarmente attuale perché, come tutti sapete, c'è stata questa discussione e questa anche acuta polemica sulla questione dei vaccini. Il professor Silvio Garattini, che ringraziamo perché è assolutamente un personaggio straordinario nella ricerca italiana, lo è come scienziato, come farmacologo e lo è anche, come posso dire, come imprenditore della scienza. È stato infatti il fondatore di un grande istituto di ricerca privato, no profit, il Mario Negri, dove sono transitati centinaia di ricercatori, migliaia credo addirittura, e che a tuttora occupa al suo interno oltre 800 ricercatori, e lo ripeto, è un no profit e quindi anche diciamo benemerito da questo punto di vista. Il Mario Negri è stato fondato nel 1963, il professor Garattini è stato in molteplici importantissimi organismi nazionali e internazionali. E l'unico che voglio ricordare è la Legion d'Onore che gli è stata data in Francia. Come i riconoscimenti sono numerosi, ma ricordo solo questo, se no la faccio troppo lunga. E vorrei anche dire che, siccome siamo in un festival del giornalismo, è anche un grande divulgatore e quindi in qualche misura, qualche volta, quello che fa confina e sconfina nel giornalismo. Da ultimo vorrei presentare Walter Orlandi, che è l'attuale direttore generale della Sanità dell'Umbria ed è stato in precedenza il direttore dell'azienda ospedaliera dell'Umbria. Do prima la parola a Silvio Garattini, che ci farà uno speech di una ventina, 25 minuti. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie per chi mi ha invitato, ma anche grazie per essere qui, perché questa non è un'ora, essendo un giorno festivo in cui è facile partecipare a delle conferenze. Parliamo di, come ha detto la nostra moderatrice, parliamo di salute, e diciamo quello che voglio parlare è certamente della disinformazione, ma anche della necessità di avere il più possibile una informazione che sia corretta. Non so bene come posso fare per le diapositive. Perché questo? Ah no, forse sbaglio io. Ecco. Noi viviamo in un periodo in cui sostanzialmente la medicina è diventata un mercato. Un mercato da molti punti di vista, prodotti diagnostici, terapeutici, tutti offrono di tutto. C'è chi offre di misurare il DNA, c'è chi offre prodotti, c'è chi offre informazioni. E questo, diciamo, vale nella medicina ufficiale per certi aspetti, dove però ci sono delle regole, dove ci sono dei controlli, e vale soprattutto per tutta quella medicina, tra virgolette, che sta al di fuori di quella che consideriamo invece la medicina basata sull'evidenza, cioè quella che ha come base conoscenze di carattere scientifico. E quindi molte delle cose che circolano in medicina non sono più strumenti di salute, ma sono diventati beni di consumo, cioè sono diventati un po' come tutto quello che si vende per qualsiasi altra ragione. E
di fatto, diciamo, molti anche dei prodotti farmaceutici e non solo farmaceutici, ma che hanno a che fare con la medicina, vengono largamente pubblicizzati dalla televisione, dalla radio, ma soprattutto la pubblicità, quella più in qualche modo difficile da riconoscere, è quella naturalmente che circola nei social network, in internet, eccetera. Tanto che siamo pieni di prodotti cosiddetti salutistici, ci sono 20.000 prodotti omeopatici, ci sono più di 500 piante e sostanze vegetali, ho guardato dal punto di vista alfabetico, cioè il primo è l'abete del Canada, che ha delle proprietà straordinarie, e l'ultima è la zucca, da cui si tira fuori anche qualcosa che si pensa possa essere utile. In mezzo ci sono gli integratori alimentari, che sono un gran numero di prodotti. Gli italiani hanno speso nel 2018 più di 3 miliardi per acquistare prodotti integratori alimentari, che naturalmente fanno molto bene a quelli che li vendono, ma è un po' più discutibile per quelli che invece li assumono. E così in questo tipo di situazione, in cui abbiamo ben 6.200 aziende produttrici in varia maniera di questi prodotti, perdiamo molto l'orizzonte e, come ha accennato la nostra moderatrice, poi discutiamo invece in modo improprio sulle cose che sono importanti. E quindi una delle ultime discussioni a cui abbiamo assistito, ma a cui continueremo ad assistere purtroppo anche nei prossimi mesi, è tutto quello che riguarda i vaccini. E qui abbiamo la confusione più assoluta, la circolazione di informazioni un po' di tutti i tipi. Io vorrei farvi vedere alcuni dati da questo punto di vista, perché siccome io ho un lungo chilometraggio, ricordo tempi che non sono noti alla maggior parte di voi, cioè quando è venuto il vaccino contro la poliomielite, io ero già medico e mi dedicavo già alla ricerca, e quindi ho vissuto molto bene quel periodo e voglio far vedere alcune cifre che penso vi possano interessare. Questi sono anni dal 51 al 55, poi gli anni successivi, e quello che è successo in vari paesi per quanto riguarda il vaccino contro la poliomielite. Noi in Italia abbiamo avuto delle discussioni, perché avevamo i nostri pediatri che erano molto preoccupati. Chissà perché i pediatri sono sempre preoccupati dei vaccini e non sono preoccupati di tante altre cose. E erano preoccupati, e siccome il vaccino da allora era un vaccino in cui il virus non era morto ma era attenuato, avevano paura che il vaccino potesse produrre la malattia. E quindi noi per parecchi anni non abbiamo utilizzato il vaccino contro la poliomielite. E guardate che cosa è successo. Cioè, in Belgio già fra il 61 e il 65, il Belgio è un paese piccolo, avevano 475 pazienti ogni anno con la poliomielite, già in questi anni erano 79, poi sono diventati 3. In Cecoslovacchia, un po' più grande, dove avevano 1.000, già avevano vaccinato tutti, e gli anni successivi non c'era più niente, e così via. Se guardiamo gli Stati Uniti, lì è un grande paese, 37.000, quasi 38.000 poliomielitici, in quegli anni ce n'erano 573. Guardate l'Italia. L'Italia aveva un numero considerevole di poliomielitici per il suo paese, 3.300. In quegli anni ne avevamo ancora 2.100, perché non erano stati vaccinati. Abbiamo sulla coscienza migliaia di bambini, perché questi sono più anni, quindi sono almeno 5.000 bambini, abbiamo sulla coscienza, che potevano essere salvati dal vaccino e che invece non sono stati salvati. Per il 40% sono morti e per l'altro 60% sono rimasti fortemente disabili. Perché noi nel 61-65
avevamo ancora 2.121 bambini che hanno avuto la poliomielite. Io mi ricordo perfettamente di sapere che esisteva la poliomielite, perché ho visto dei miei compagni di oratorio o di scuola che erano rimasti fortemente disabili. Abbiamo dovuto passare ancora parecchi anni prima di arrivare a ancora 89, ma comunque insomma il grosso era stato risolto. E oggi in qualche modo io rivedo lo stesso tipo di problemi, perché siamo più o meno nella stessa situazione. C'è la preoccupazione dei danni e ci dimentichiamo invece di tutti i benefici che nascono dal fatto di avere le vaccinazioni. I giovani genitori di oggi, quelli che devono prendere la decisione di vaccinare, non hanno mai visto un bambino poliomielitico e quindi pensano che non ci sia. In realtà, se noi smettessimo di vaccinare, probabilmente ne ritornerebbe un certo numero. E qui ci sono tutte quelle che si chiamano le fake news, ormai con linguaggio popolare, ci sono tutte le cose più strane. Dice, non si deve vaccinare perché non ci sono più le malattie. Questa è l'idea che vi ho detto prima, soprattutto dai giovani genitori. Ma le malattie ritornano se non si vaccina. Vedi il morbillo. E difatti potete vedere che in Europa noi abbiamo il primato di aver avuto più casi di morbillo, 2.029 casi nei primi sei mesi del 2018, che sono i dati che abbiamo a disposizione, quindi probabilmente saranno 4.000 casi. In Europa sono 14.000 casi in totale nel 2017, 4 decessi, e guardate, sono bambini che 393 hanno meno di 5 anni, 125 meno di un anno. Il morbillo è considerato una malattia cosiddetta esantematica, cioè una malattia della cute, ma in realtà il morbillo può essere una malattia molto grave, perché il morbillo induce una forte depressione delle risposte immunitarie e quindi si può essere poi vittime di più gravi malattie, come malattie di tipo polmonare o addirittura forme di encefalite. Tant'è vero che ci sono dei casi di mortalità da morbillo. Ma chi ha preso il morbillo? Nel 91% i non vaccinati, e il 5,4% aveva avuto una sola dose, quindi se voi guardate, la stragrande maggioranza di quelli che hanno avuto il morbillo lo hanno avuto perché non sono stati vaccinati. Ben il 60% ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Fra l'altro qui troviamo una forte percentuale di ammalati di morbillo nella sfera degli operatori sanitari, i quali dovrebbero dare il buon esempio e invece purtroppo non sempre danno il buon esempio. Un'altra storia che gira intorno ai vaccini è la storia dell'autismo, che è una delle cose che fanno paura, perché se convinciamo, se diffondiamo l'idea che ci sia un'associazione fra la vaccinazione e l'autismo, evidentemente è giusto aver paura. Il problema è che non circolano le vere informazioni e quindi è utile sapere da dove nasce questa situazione. Cioè, nasce da un medico, nasce da un signore medico che si chiama Andrew Wakefield, il quale aveva pubblicato un articolo sul Lancet. Il Lancet è un giornale molto importante in campo medico e come tale aveva fatto scalpore, aveva fatto notizia. Questo aveva raggruppato dei casi facendo vedere che chi era stato vaccinato dopo un po' aveva avuto una forma di autismo. A parte il fatto che la vaccinazione non protegge dall'autismo, quindi in ogni caso questi avrebbero avuto la loro malattia, ma il problema è che questo si è inventato tutto, cioè le indagini che poi sono state fatte non hanno ritrovato le cartelle cliniche, o hanno ritrovato cartelle cliniche che erano falsificate. Questo signore è stato condannato dai tribunali della Gran Bretagna, è stato espulso dall'ordine dei medici,
si è visto che aveva un suo interesse, perché partecipava a una ditta che produceva dei prodotti che dovevano sostituire i vaccini, e quindi insomma è una truffa come ce ne sono tante, però passa più facilmente l'idea negativa, nel senso che ci sia un rapporto fra la vaccinazione e l'autismo, che non quella di sapere qual è la base di questa informazione. Ancora oggi nei mass media, soprattutto nei social network, circolano molto le informazioni sul fatto che ci sia diciamo questa associazione, e ancora tante mamme dicono ma io devo stare attento, non voglio che mio figlio abbia l'autismo. E questo diciamo è un'altra cosa, è l'obbligatorietà, 10 vaccinazioni obbligatorie, a parte il fatto che oggi sono assommate, per cui si fanno soltanto 2 iniezioni, ma in Francia le vaccinazioni obbligatorie sono 11. Ma avete mai visto il Parlamento francese che discuta di vaccinazioni? Io non l'ho mai sentito. Avete visto i partiti francesi che mettono nei loro programmi vaccinazione sì o vaccinazione no? Non esiste. Questa è una situazione tipicamente italiana, è una situazione che se noi guardassimo un pochino al di fuori delle nostre frontiere ci accorgeremmo che molti dei problemi sono soltanto italiani, cioè non esistono dalle altre parti, e questo ci dovrebbe far riflettere, vuol dire che c'è qualcosa che dal punto di vista delle formazioni non funziona molto bene nel nostro paese. Un altro esempio di disinformazione sta nella medicina omeopatica, e qui diciamo ho scritto si può vendere qualcosa che non contiene niente, perché questa è la realtà, questi prodotti non contengono niente, questi, vedete tutte quelle belle boccette che ci sono in farmacia ben allineate, voi potete scambiare le etichette di quei prodotti perché nessuno se ne può accorgere. C'è un premio di 100 milioni che è stato messo a disposizione per chi è capace di riconoscere dove era stata messa l'etichetta originale. Nessuno ha mai vinto, nessuno lo potrà vincere, perché siccome non si può misurare niente, non esiste il problema sostanzialmente. Nessun strumento è in grado di misurare cosa c'è in quelle gocce di zucchero che paghiamo 2.200 euro al chilo, c'è soltanto lo zucchero, non c'è nient'altro, non c'è nessun altro prodotto che sia presente. Perché diciamo che non contengo niente? Perché la chimica, molti di voi l'hanno studiato certamente, ha sviluppato delle conoscenze, e c'è la legge di Avogadro che ci dice quante molecole sono presenti in una determinata soluzione a seconda delle diluizioni che abbiamo fatto. E voi sapete come si fa la preparazione, diciamo, del farmaco, del prodotto omeopatico: si prende una tintura madre, 1 cm³, poi se ne mettono 10 volte tanto di acqua, si agita, poi da lì se ne prende uno, si prende altri 9 cm, si agita e così via. E si fa per 12 volte, o a seconda dei casi per 10, per 11 o anche per 20, che sono le potenze decimali. Se la diluizione è 1/10, che è praticata per 12 volte, è come mettere 1 mm³ di acqua in una piscina che sia 10 metri per 100 metri, alta 1 metro. Quindi potete immaginare che non si ritrova quasi più niente. Se facciamo un prelievo di uno di questi, ormai non c'è dentro quasi più niente. Però abbiamo ancora in giro questo tipo di cose. In Toscana, qui vicino a voi, a Lucca, ci sono c'è un ambulatorio di omeopatia ginecologica, e c'è addirittura un ambulatorio di omeopatia oncologica. Non so che cosa facciano, ma certamente non fanno del bene a chi ingenuamente si presenta a questi
laboratori. Eppure è molto strano che il Servizio Sanitario Nazionale, che ha tante cose da fare, spenda molti dei soldi che dipendono da quello che paghiamo noi per dare delle cose che non hanno assolutamente nessuna base. E poi è anche uno scandalo che la Federazione degli Ordini dei Medici continui a sostenere queste persone, che questi medici che prescrivono, le università non dovrebbero tenere corsi di omeopatia, eppure questo avviene, dicendo che vogliamo tenere sotto controllo la situazione. Ma non è che perché qualcosa la fa un medico, se non ha nessuna base, diventi efficace. Se non è efficace, non è efficace in nessun caso. L'associazione dei medici inglesi, dove pure c'è una tradizione che da noi non c'è di omeopatia, dice: non chiamatela omeopatia, lo dicono loro, ma stregoneria, perché non ha basi scientifiche. Il governo non deve sperperare denaro pubblico per queste terapie prive di merito. Da noi in Italia abbiamo delle leggi molto speciali, perché abbiamo una legge che definisce l'omeopatia e dice che quando usiamo farmaco allopatico, vuol dire uno dei farmaci della nostra farmacopea ufficiale, deve essere diluito almeno di 100 volte, che è una delle leggi più, non so che parola usare, insomma, ma diciamo più strana che si possa immaginare, perché il problema è che se si deve diluire di 100 volte, vuol dire o che noi utilizziamo i farmaci a dosi 100 volte superiori a quelle che sarebbero necessarie, ma sappiamo che non è così, oppure vuol dire che vogliamo avere un prodotto che non contenga nulla di quello che c'era originalmente. Che una legge dica questo è incredibile, in qualche modo è una prova di ignoranza, diciamo così, fondamentale da parte di chi ha fatto la legge. E poi l'etichetta deve riportare scritto obbligatoriamente senza indicazioni terapeutiche approvate. Se un farmaco, un prodotto viene utilizzato in medicina e è senza indicazioni terapeutiche approvate, mi domando per che cosa possa servire. Cioè, evidentemente si vuol fare in modo che non serva a nulla e che soprattutto non dovrebbe essere utilizzato se non ha le indicazioni. E poi c'è tutta un'altra tipo di prodotti che circolano e che vengono utilizzati, perché queste ditte li vendono, non è che siano dei prodotti che stanno in una teca del museo dove si raccolgono i farmaci del passato. No, questo è tutto, questo è un prodotto che si chiama Cardiaca, e guardate, a parte il fatto che contiene questo tipo di farmaci, Leonorus Cardiaca L della famiglia delle labiate, ma guardate quante cose straordinarie fa. Le labiate sono per uso orale, principalmente per problemi nervosi, con manifestazioni cardiache e disturbi digestivi. Tuttavia essi sono stati utilizzati per l'asma bronchiale, sintomi climaterici e amenorea, sia esternamente in ferite e in infiammazione di pelle. Quindi abbiamo delle cose straordinarie che evidentemente dovremmo prendere immediatamente nel Servizio Sanitario Nazionale, se fosse veramente vero. E ce n'è di tutti i colori da questo punto di vista. Ve ne mostro un altro, questo è l'Imoviral Junior, cioè questo serve soltanto per i giovani, e se lo guardate serve per le naturali difese immunitarie, per le difese dell'organismo e la funzione del sistema immunitario, perché contiene zinco, vitamina C e qualche altra, e poi qualche altra pianta, come sono di solito. C'è un'azienda che lo produce, ci sono delle indicazioni, a parte il fatto che dire rafforzare le difese immunitarie è dire una stupidaggine, perché le difese immunitarie sono molto complesse, sono una grande varietà e in molti casi è bene non aumentarle, perché l'aumento può dar luogo a dei problemi che possono essere spiacevoli per l'organismo. Ma questo, diciamo, sono il tipo di cose che circolano e che, diciamo, dovrebbero
essere attenzione, ma il massimo lo abbiamo raggiunto qui. Il Parlamento italiano, un po' di anni fa, qualche anno fa, ha stanziato 3 milioni per uno studio clinico controllato riguardante Stamina, un prodotto dal contenuto sconosciuto che era attivo su tutte le malattie rare. Ora, che un Parlamento arrivi a fare questo tipo di cose, insomma, dovrebbe essere preoccupante per tutti quelli che vogliono ragionare. È preoccupante perché vuol dire che non ha nessuna idea, perché questo prodotto, un prodotto che poi diciamo è stato sequestrato perché diceva di contenere cellule staminali, ma non conteneva soltanto dei pezzi di cellule, delle porcherie che non avevano nessun significato, non c'era niente. E poi oltretutto che si dica di fare uno studio clinico controllato su un prodotto che ha il contenuto mantenuto segreto è un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra, insomma. Eppure siamo arrivati a questo punto. E quindi la mia ultima riflessione è perché? Perché dobbiamo sempre chiederci il perché. Come mai in Italia succedono queste cose che non succedono in altre parti? Se noi vogliamo risalire all'origine, io credo che dobbiamo fare una grande riflessione sulla scuola e sulla formazione, sull'educazione intellettuale dei nostri giovani, che poi sono quelli che diventano dirigenti, che diventano deputati, che hanno, diciamo. Noi abbiamo ancora una scuola che purtroppo è impostata sulle direttive di Croce e di Gentile, e quindi è una scuola che fondamentalmente è di tipo letterario, filosofico, artistico, cioè questo è quello che conta nella nostra scuola. Non è che sia male, cioè non è che nessuno critica questo. Parte umanistica è una parte molto importante, una parte che sviluppa le nostre capacità intellettuali, ma andava bene un po' di tempo fa, oggi non va più bene perché ormai la scienza è diventata una parte fondamentale con il suo sviluppo della conoscenza. Ma qualcuno può dire, beh, ma in fondo noi a scuola impariamo perché c'è la chimica, c'è la fisica, c'è la biologia, è vero, ma che cosa vi dicono queste? Queste sono delle materie della scienza, ci dicono dei contenuti della scienza, che però sono dei contenuti destinati a passare con il tempo, a migliorare quello che abbiamo studiato noi a scuola, oggi in parte è ancora vero, ma in parte non è che sia superato, è stato approfondito, ma quello che manca nella scuola nostra è la scienza intesa come fonte di conoscenza, cioè non viene insegnata la conoscenza, perché la scienza non è soltanto qualcosa che serve a fare i telefonini o a fare i computer o a fare tutte queste cose, ha una sua, uno sviluppo della concezione delle cose materiali, la scienza affronta le cose che sono di natura materiale, quindi non viene insegnata a scuola quella che è la metodologia scientifica, che è la parte fondamentale della scienza, perché la scienza avanza attraverso una metodologia che è appropriata per i vari tipi di attività che vuole svolgere. Il chiedere se qualcosa fa bene o fa male è una domanda fondamentale, ma non è una domanda semplice, è una domanda che richiede una metodologia estremamente complessa, è una metodologia che deve essere sottoposta a tanti vagli, a tanti controlli, a tante possibilità, a stabilire il rapporto di causa ed effetto. È una delle cose più difficili che ci siano. Il pubblico normalmente non ha questo tipo di conoscenze, e tantomeno ce l'hanno molti dei dirigenti e molti dei nostri deputati. Stabilire il rapporto di causa ed effetto è una delle cose più difficili che ci siano, e spesso non riusciamo neanche a stabilirlo. Per molte malattie non lo sappiamo ancora qual è il rapporto di causa ed effetto. Io vi dico una cosa che a me aveva colpito molto quando è avvenuta, forse
molti di voi ricordano che un po' di anni fa c'era stato nel mare Adriatico quella forma di latticenza per cui non si poteva fare il bagno, era successo che le alghe si frantumavano e lì, diciamo, immediatamente è partita l'idea di trovare la causa, come mai succede questo? E immediatamente, soprattutto gli ambientalisti, quelli estremi, hanno detto, ma questo è l'inquinamento, il Po porta una gran quantità di porcherie e quindi è questo quello che poi fa frantumare le alghe, fa tutto. Questi, diciamo, sono gli impulsi. Poteva essere verosimile, ma nessuno aveva stabilito che quella era veramente la causa. Quello che bisognava fare, quello che normalmente fa la scienza, è quella di andare a documentarsi. E se si va a documentare, si trovano spesso delle ragioni che non saranno quelle definitive, ma ci aiutano a definire. Per esempio, se uno si documentava, poteva trovare che Ovidio aveva già descritto lo stesso tipo di fenomeno nel mare Adriatico e certamente l'inquinamento non era quello di oggi, tant'è vero che l'anno dopo il Po ha continuato a portare le sue porcherie, ma l'Adriatico è ritornato chiaro come prima. Vedete che non è così facile stabilire il rapporto di causa ed effetto, è molto difficile e noi abbiamo il problema di doverlo stabilire per la maggior parte delle cose che facciamo in medicina, per stabilire i fattori di rischio. Questa è una delle cose che sono estremamente difficili, che richiedono studi, ma sapendo i fattori di rischio possiamo sapere come evitare determinate malattie, come evitare la probabilità che avvengano determinate malattie. Ma la nostra società, e soprattutto quello che è importante, i nostri giovani, che sono quelli che poi dovranno fare le scelte, sono assolutamente impreparati da questo punto di vista, perché nessuno gliel'ha mai insegnato, perché la scuola si dovrebbe cominciare dall'asilo, perché noi stiamo andando in una società che è sempre più tecnologizzata e in cui quindi i nostri figli, i nostri nipoti, soprattutto i nipoti, dovranno fare un grande sforzo per sapere che cosa è giusto e cosa è sbagliato fare. Perché se sottoporsi a una vaccinazione, se utilizzare un farmaco, se credere all'omeopatia, se utilizzare uno stile di vita favorevole alla salute, non ve lo dice il greco, non ve lo dice il latino, non ve lo dice la filosofia, non ve lo dice l'arte, ve lo dice la scienza. È solo la scienza che vi può dire questo. Certo, la scienza è anche lei, diciamo, può commettere degli errori, ma è organizzata in modo tale da avere la capacità di correggersi, perché sono tanti che si occupano di scienza e che quindi che la scienza sia al di fuori della nostra vita, finisco, lo vediamo un po' da tutto. Qui ho messo, non so, prendete le pagine della cultura, non compaiono articoli scientifici. Su nessuna pagina di cultura dei giornali ci sono articoli scientifici. Se si parla di scienza, si parla in un'altra pagina, il che vuol dire che gli errori letterari, se uno, una persona importante, sbaglia una frase di latino, il giorno dopo c'è su tutti i giornali, ma se confonde, che so io, le cellule con gli organi o gli atomi con le molecole, non desta impressione, tant'è vero che se poi uno glielo fa osservare, si dice, vabbè, non fare il pignolo, in fondo, che vuol dire sempre la stessa cosa, insomma, no? Non ha. E questo, diciamo, mi ricordo recentemente aver visto c'era su un giornale molto importante, c'era il presidente degli ordini dei medici, il presidente della società di pediatria, che diceva che ai bambini non si può dare una dieta vegana. E, diciamo, dava le ragioni per questa situazione. Il giornale cosa ha fatto? Ha messo vicino un'altra nota di una persona completamente, credo fosse una nutrizionista, che è completamente ignota, che invece sosteneva il contrario. Vedete, le cose vengono presentate come se fossero, ma questo non succede in campo filosofico, in campo letterario.
Non può succedere che uno scriva un articolo, che so io, favorevole alla Divina Commedia, e quello lì scrive quell'articolo, che si smette un altro articolo vicino e dice no, la Divina Commedia è una cosa che avrebbero potuto scrivere anche tanti altri. Cioè, siamo orientati a vedere sempre le contrapposizioni nelle cose che riguardano la scienza, cosa che è estremamente rara nelle cose che riguardano la cultura. Magari la cultura moderna sì, ma per la cultura classica certamente non si discute, perché abbiamo imparato a scuola determinate cose. Nessuno può confondere e può pensare che Garibaldi sia un pittore dell'Ottocento, perché tutti abbiamo studiato chi era Garibaldi. Siccome non abbiamo mai studiato cos'è l'omeopatia, naturalmente tutti possono avere la loro idea, c'è chi dice che fa bene, c'è chi dice che fa male, e niente cambia assolutamente. Quindi questo è un po', diciamo, un messaggio, ed è bene che questi, diciamo, festival che si occupano di giornalismo, che si occupa, ieri c'era un festival a Padova sulla salute globale, che si parli di questi problemi, che si parli di medicina e che soprattutto si faccia conoscere che abbiamo il dovere di documentarci, e abbiamo soprattutto da parte delle autorità, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il dovere di dare informazioni. Siamo estremamente carenti di informazioni, soprattutto di informazioni che siano date da gruppi indipendenti. Grazie. Ringrazio il professor Silvio Garattini e darei la parola a Walter Orlandi. Sì, buon pomeriggio a tutti. Il contesto l'ha illustrato molto bene il professor Garattini. A noi è il compito di che cosa possiamo fare di meglio in questo mondo, che comunque è orientato da un verso ovviamente al consumismo e quindi anche al profitto, perché non è che io da quando ero ragazzo ho sempre, mi hanno sempre spiegato che la scienza non è neutrale, no? Cioè, quindi la scienza cosiddetta indipendente è una conquista a cui bisogna tendere, ma non è sempre così. Ora, dal punto di vista istituzionale, innanzitutto dobbiamo anche dire che l'uomo è anche abbastanza intelligente, non è proprio così fesso come sembra. E a volte ci sono però delle persone che sostanzialmente sono magari più fragili e possono essere anche indotti in comportamenti. Io sono abituato in maniera pragmatica e in maniera scolastica a dire che cosa possiamo fare. Innanzitutto bisogna distinguere tra tra i prodotti che fanno male, perché ci sono alcuni prodotti che fanno male, e quelli che magari in senso che comunque non fanno bene, però non rovinano la salute dei cittadini. Quindi questo è un primo filone. L'altro è capire, io non metterei in contrapposizione la cultura umanistica con la cultura scientifica. Io sono convinto, anzi, che se c'è una cultura umanistica strutturata in maniera forte, è possibile anche capire qual è la fonte scientifica più appropriata. E quindi io inizierei proprio nelle scuole ad educare appunto i giovani a capire bene la fonte dell'informazione, e le istituzioni a, diciamo, brevettare un logo in cui in quel logo vengono date informazioni istituzionali che hanno comunque evidenze scientifiche accreditate a livello internazionale secondo le best practices, secondo le medicine dell'evidenza. Per fare questo sarebbe abbastanza semplice, visto anche le diffusioni dei siti e dei social, della rete, che magari appunto il Parlamento, le istituzioni, ma anche la Conferenza Stato-Regione, perché ormai l'organizzazione, possa anche accreditare un logo
e poi attraverso un meccanismo che potrebbe essere analogo a quello dei centri di formazione provider, che certifichi che quell'informazione viene accreditata da un istituto che a livello nazionale e internazionale ha delle credenziali tali. Poi dopodiché noi non possiamo limitare la cosiddetta democrazia, no? Perché i cittadini, in un discorso anche di, perché a volte anche la scienza ufficiale, no, professore, qualche volta anche le best practices non è che hanno, che sempre ci hanno detto che quella è la meglio, no? Dopo un po' abbiamo visto che alcuni comportamenti che credevamo che erano il meglio che si poteva fare, io mi ricordo le mode, la tonsillectomia, non so se voi vi ricordate, io sono stato da quelli che falcidiati dalle tonsillectomie, io da allora soffro sempre di disturbi della gola e quindi ho il mio tendine d'Achille che è la gola, insomma, per dire, non è che tutte le prassi che la medicina ufficiale ha esercitato nel tempo poi sono state ritenute, quindi noi dobbiamo ovviamente cercare di identificare qual è la fonte accreditata, nello stesso tempo però dare la possibilità anche di una dialettica della società che mette anche in discussione alcuni comportamenti alcune questioni. Su questo probabilmente siamo un po' in ritardo come istituzioni, ma siamo in ritardo, adesso chiudo perché dopo ci sarebbe molto da dire, no vabbè sì, facciamo anche... Per esempio, io mi domando perché in Italia ancora dalle Alpi alla Piramidi non si fa una raccolta differenziata con i colori uguali da Bolzano a Catania. Ognuno si spertica in pericolosi modalità e nessuno sa ancora come si fa la raccolta differenziata. Cioè, voglio dire, mi sembra un paese... Invece, vediamo che un Parlamento, no, è molto solerte a finanziare la ricerca STAM, basterebbe dire guarda che la plastica è blu, la carta è gialla, non lo so, insomma stabilire un colore per tutti uguale. E anche qui sull'informazione, sui siti, sul web, qual è l'informazione istituzionale delle società istituzionali conosciute, scientificamente provate, che hanno un logo in cui sotto quel logo quell'informazione comunque c'ha una fonte che è accreditata e che quindi poi il cittadino si orienterà. Ancora il 52% dei nostri cittadini viene informato dal medico di medicina generale, un 37% dai farmacisti, forse dovremmo lavorare un po' più lì, dovremmo lavorare sui nostri professionisti dei servizi per dare le corrette informazioni. Però ho visto che poi anche con i vaccini per esempio abbiamo recuperato abbastanza, in quest'ultimo anno abbiamo quasi abbiamo raggiunto no, la copertura di gregge, poi non ho mai capito perché gregge, ma siamo tutti pecore, ma la copertura diciamo perché si usa gregge non l'ho mai capito, ma comunque così si dice, ma probabilmente siamo un po' tutti pecoroni. E il messaggio positivo che comunque diciamo la salute della popolazione è migliorata anche nonostante tutte queste fake. Grazie anche a Walter Orlandi per diciamo l'appropriatezza e anche la concisione. Io adesso vorrei chiedere se c'è qualcuno fra il pubblico che vuol fare delle domande e subito. Prima voglio solo ricordare che non solo il professor Garattini ha ragione che l'informazione trascura l'informazione scientifica, ma purtroppo anche le scuole di giornalismo non insegnano quasi mai, direi mai, l'informazione scientifica. Adesso la parola a Mannarino. Professore Elmo Mannarino. Grazie, appunto prendo spunto dall'ultima affermazione della moderatrice sulle scuole giornalismo e, visto che siamo al Festival del Giornalismo, su quella che è la realtà dell'informazione medica, sanitaria nel nostro paese. Io sono molto sorpreso perché, per esempio, la redazione degli articoli che riguardano la salute, mentre in altri paesi siamo abituati dove i grandi giornali tipo Newsweek, Time, eccetera, hanno lo Science Reporter, cioè dire è un giornalista che è particolarmente competente in quel determinato settore, correggetemi se sbaglio, nel nostro paese molto spesso il giornalista è il giornalista
di seconda, cioè dire Serie B, quello che non fa l'editoriale politico e che quindi viene, diciamo, relegato. Per cui molto spesso noi non assistiamo nella informazione medica nel nostro paese a una, diciamo, volgarizzazione del linguaggio tecnico, ma assistiamo a una diluizione della verità da una parte, e dall'altro lato assistiamo anche al fatto che la notizia che viene deve avere un carattere emozionale, non deve avere mai un carattere piano e vero. Chiaramente questo avviene perché la formazione, come diceva la moderatrice, del giornalista scientifico non c'è. D'altra parte, qui siamo a Perugia, c'è una scuola di giornalismo, abbiamo chiesto molte volte che ci fosse una sezione specifica per la formazione del giornalismo. Oggi che siamo invasi da tante notizie sanitarie, mediche, eccetera, noi medici dobbiamo combattere con internet, non è un nostro alleato, perché è un alleato diciamo truffatore del paziente. Quindi, come tale, Dio sa quanto ci sarebbe bisogno di informazione corretta, scientifica, indipendente e chiara. Grazie. Grazie a te. Io ho visto, ecco, un signore qui davanti e uno laggiù in fondo, non so chi dei due. Vi prego di essere particolarmente rapidi, scusatemi, ma siamo proprio a ridosso della fine. Mi dicono 5 minuti in tutto. Faccio la domanda, ma prima volevo fare una precisazione ulteriore, perché quello che ha detto il professor Garattini con estrema lucidità è fortemente vero. Quello che manca, manca l'informazione indipendente. Tenete presente che stanno scomparendo i pochi bollettini nazionali che fanno formazione indipendente. Il professor Del Favero ha diretto per 42 anni un bollettino che si chiamava Informazioni sui farmaci. Ha chiuso a dicembre del 2018 per mancanza di fondi, perché le farmacie comunali di Reggio Emilia non lo supportavano più. Esistono quintali di carta che i medici ricevono, tutti i giorni ricevono, che sono tutti sponsorizzati dalle industrie farmaceutiche. Le pochi bollettini che rimangono sono Ricerche Pratica del Mario Negri. C'era un libro di farmacologia che l'AIFE, finisco, l'Agenzia Italiana del Farmaco, fino al 2018 diffondeva tutti i medici, non c'è più. Chi ha seguito dal 2009 in poi ha ritenuto che quello non serviva al medico per la formazione. Siamo molto preoccupati. La ringrazio. Giù in fondo, mi scusi, ce l'ha, prego. Buonasera, Claudio Felici. Volevo dire che io sono piuttosto ignorante dal punto di vista scientifico, perché ho ricevuto una formazione di tipo appunto gentiliano, ma se poi le riforme le fanno dei ministri che dicono che c'è un tunnel tra il CERN di Ginevra e il Gran Sasso, allora ben venga. Sono fortunato ad aver studiato ancora con i programmi di Gentile. Quello che volevo dire è che sono d'accordo con lei che sperperare denaro pubblico per ricerche sullo zucchero, anch'io non credo, dall'alto della mia ignoranza scientifica, ripeto, non credo nell'omeopatia. Però credo che, siccome ho avuto qualche problemino di salute ultimamente, e mi è stato detto, non so se è vero, che un ciclo di chemio costa tra le 400.000 e le 600.000 euro, mi sto chiedendo dove sia l'inghippo, perché quelle sacche di liquidi che cosa contengono? Quindi forse il denaro pubblico è sprecato anche lì, perché in India hanno fatto un discorso molto diverso, soprattutto sui farmaci anti-AIDS. Grazie, sono stato prego, breve. Prego. Professore, abbiamo 3 o 4 minuti. Beh, vabbè, non rispondo. Ok, non rispondo al professor Manarina, al professor, perché sono... evidentemente hanno detto delle cose che condivido pienamente. No, la risposta a lei è che direi che qui in Umbria fortunatamente non si spendono dai 400 ai 600 mila euro all'anno, penso, perché il professor Roila e il professor Tonato hanno stabilito delle regole molto importanti anche per quanto riguarda la utilizzazione dei farmaci antitumorali, che molto spesso costano molto e fanno molto poco, quindi insomma è inutile. Però è vero che abbiamo, diciamo, non era il tema di oggi, bisognerebbe fare una,
un altro tipo di festival su questo, per vedere gli sprechi anche del Servizio Sanitario Nazionale, che molto spesso ci sono. Però naturalmente bisogna dire che molti dei farmaci che sono a disposizione sono dei farmaci che in ogni caso poi danno un risultato favorevole. Certamente possiamo fare meglio, e anche nel Servizio Sanitario Nazionale possiamo risparmiare. Se pensate che spendiamo per i farmaci 22 miliardi all'anno, che rappresenta il 20% di tutto quello che abbiamo a disposizione, certamente lì c'è molto da fare, perché abbiamo 115 miliardi. Se ne spendiamo 20 per i farmaci, il resto serve per tutto il resto, cioè per gli ospedali, per pagare tutti gli operatori sanitari, per pagare tutte le apparecchiature, tutti i materiali di consumo, i pasti degli ammalati. Insomma, c'è una grande sproporzione, però questo è un argomento che insomma andrebbe trattato a parte, che è molto presente e che, diciamo, su cui bisogna molto lavorare. Bene, siamo arrivati al termine, mancano credo 35 secondi e quindi io vi ringrazio molto, ringrazio prima di tutto il professor Silvio Garattini, ringrazio Walter Orlandi e ringrazio anche chi ha voluto porre delle domande, grazie. Bene, grazie, bravissima. Lei è stato bravissimo come sempre. Grazie, decisissimi, grazie. Va bene? Perfetti, grazie.